29 agosto 1880. Nasce Marie-Louise Meilleur, la seconda persona più vecchia al mondo. Visse 117 anni e 230 giorni. Di nazionalità canadese, era convinta che il duro lavoro e la preghiera siano il segreto di una lunga vita. Marie-Louise Febroni venne alla luce nel Quebec in una famiglia di discendenti da tribù native. A 18 anni sposò Gérard Leclerc, pescatore del suo villaggio. Dopo che lui, due dei quattro figli ed entrambi i suoi genitori morirono, si trasferì al confine dell'Ontario e si risposò con Hector Meilleur, un taglialegna da cui ebbe altri sei figli. Fino all'età di 107 anni continuò a vivere in casa propria e divenne decana dell'umanità dopo la morte di Jean Calment, una donna francese deceduta nel 1997 a 122 anni. Quando tentò di trovar moglie a un suo figlio 81enne, la columnist Anne Lander le ha assegnato il premio Madre dell'anno. Morì il 16 aprile 1998, dopo aver conosciuto quasi tutti i suoi discendenti, 85 nipoti, 80 pronipoti, 57 bispronipoti e 4 trispronipoti.